se Maometto non va dalla montagna, è la montagna ad andare da Maometto. Ed è quello che accade il 14 dicembre a Trieste. Il martedì, come ogni martedì, Liliana ha l'abitudine di andare a casa di Claudio Sterpin per stirare, lavare, chissà fare cos'altro, come magari cucinare, perché infatti pranzano anche insieme. E ufficialmente questa cosa il marito Sebastiano non la sa, anche se si suppone che in realtà da un po' ormai l'avesse scoperto. Come ogni giorno, i due si sentono di buon'ora intorno alle 8:20. Liliana dà il buongiorno ma avvisa che quella mattina ritarderà andare a casa da Claudio, in quanto ufficialmente ha un impegno imprevisto che consiste nel recarsi in un centro Wind, che vedremo in uno dei prossimi video, e fare un cambio tariffario. Chiaramente Liliana non arriverà mai in questo centro Wind e né mai si saprà se davvero avesse intenzione di andarci. Questo video si occuperà quindi di ricostruire molto semplicemente il tragitto che le compie, o meglio, che avrebbe dovuto compiere quella mattina per raggiungere casa di Claudio. Cominciamo a impostare la direzione. Vedete qui a sinistra questa stradina è via Verrocchio che sale e arriva alla casa di Liliana. Noi svoltiamo a destra e iniziamo il nostro cammino. Tendenzialmente all'andata utilizzeremo la tratta che fa anche il bus, mentre al ritorno faremo la via più rapida, notando che sia all'andata che al ritorno ci sono dei punti di intersezione molto interessanti. Concentriamoci adesso sul tragitto, la distanza prevista è di circa 5 km e il tempo previsto per raggiungere la destinazione circa 13-15 minuti. Io le avevo fatto fare nell'81 e nell'85 le sue due uniche 100 km di corsa. Ci siamo conosciuti in quel periodo perché io ero autista dell'autobus che faceva capolinea dove abitava lei. Ci siamo divisi, diciamo per combinazione, perché non può, cioè, può non durare una cosa in eterno. Okay. Qua veniva saltuariamente, il martedì aveva cominciato a venire verso settembre, primi settembre. Cioè, noi avevamo una relazione, sì. Cioè, magari dei messaggi dolci. Ah beh, certo, questo sicuro, sì, ma non si può chiamare una... Io sono anche operato 3 volte di prostata. Quando un uomo è operato 1 volta di prostata, già è un mezzo uomo. È l'amore, guardarsi negli occhi, tenersi per mano. Andiamo a specificare bene che strada stiamo facendo. Quindi siamo partiti dal punto in cui scende via Verrocchio, imboccando strada di Guardiella, che è una parallela di via Raffaele Sanzio, che è la strada che invece scende da piazza Reggio Berti. Due alternative, ma in realtà cambia pochissimo. Le due strade infatti si incrociano alla rotonda del Boschetto e da quel punto insieme scendono verso via Giulia. Da notare che poi da via Giulia, nella direzione comune, ci sarà un punto, una stradina secondaria, però molto interessante, che risale dritta dritta verso il bosco dove Liliana fu trovata, la strada da cui, come avete visto nel primo video, sono sbucato. E quindi ecco qui esattamente la rotonda di cui vi parlavo. Alle mie spalle in questo momento c'è quel viale tutto dritto che vi ho fatto vedere più volte, che porta direttamente alla fermata degli autobus di piazza Gioberti. Sì, buonasera. Sì, buonasera. Ha finito le ultime? No. Allora, sono una novità dell'ultimo minuto. Ancora meglio, bene. Adesso dentro l'ex OPP, sì? La polizia ha trovato un sacco con un corpo. Oh, no. Esiste la mia supposizione. Non siamo... Gliel'ho detto io stamattina. Allora, stiamo attendendo le conferme. Sì, sì, ma non okay. Ci vogliono tanto. Stamattina io ho detto alla questura di andare a vedere in ospedale, perché parlando con non so chi, Salvo penso, ecco, lui ha avuto l'intuizione che se lei è passata, potrebbe essere, ma no, se è messa in un sacco nero non va bene, perché non può essersi messa da sola. Io e lei ci sentiamo più tardi quando arrivano delle conferme, perché è inutile va bene, che le possiamo parlare. Io sono a questo punto non mi muovo da casa, d'accordo? Va bene, d'accordo, va d'accordo. Bene, grazie. Io mi aspettavo. Lo so che te non mi conosce, però se le posso dare una mano. Come mai? Perché questo ospedale? Ieri, allora l'ospedale è vicino a casa loro. C'è un grande parco dove io sapevo che lì poteva andare, essere andata a fare qualche camminata anche. Per cui l'ho messo come zona
Lei l'ha segnalata alla questura questa cosa? Io l'ho segnalata nel pensare malamente per bocca di Salvatore, che è l'amico del cuore, che abitano nello stesso cortile col quale siamo in contatto continuo, e lui mi ha detto: ma se lei voleva farla finita non sapendo cosa fare, se lei è partita poteva succedere di tutto, lei poteva essere anche talmente presa da un evento più grande di lei che per aver meditato un suicidio, per capirsi, non sapendo come cavarsela. Certo, però dentro un sacco nero, signor Claudio. Non si mette da sola, questo è il concetto. Liliana Resinovic aveva un'amicizia speciale nel suo cuore con un altro uomo, Claudio Sterpin. L'aveva conosciuto il 19 dicembre 1981, ex autista di autobus rimasto vedovo un anno fa. Era noto nel mondo sportivo e dell'atletica, un ex podista che aveva collezionato per oltre 60 anni medaglie correndo le sue maratone con le piume dei bersaglieri nel cappello. Proprio nel mondo dell'atletica che Claudio ha conosciuto Liliana. Un amore di gioventù rimasto in sospeso, un legame che Lili e Claudio riscoprono a settembre scorso, qualche mese fa, quando lui porta i fiori sulla tomba della moglie e lei su quella dei genitori. Da quel giorno il loro rapporto si rinsalda, trascorrono qualche ora insieme, tra pranzi e chiacchierate, e tutti i martedì Lili va a casa di Claudio a stirargli le camicie, all'insaputa del marito Sebastiano. Claudio smentisce di avere una relazione con Lili, ma si lascia sfuggire una frase: alla fine mi sono dovuto innamorare anch'io. Lili voleva lasciare il marito, come raccontano alcune sue amiche. Voleva lasciarlo il 16 dicembre e poi partire per un weekend con Claudio al 19 dicembre. Certo, Lilli quell'anniversario segreto non ha potuto festeggiarlo. 5 giorni prima, il 14 dicembre, è scomparsa nel nulla. Il suo corpo è stato ritrovato 22 giorni dopo, il 5 gennaio, nel parco ex OPP di San Giovanni, con un sacchetto di nylon in testa e dentro 2 sacchi neri della spazzatura, con una borsa tracolla vuota. Questo è un caso strano perché abbiamo almeno 3 soggetti che hanno 1 o più moventi per commettere un omicidio, tuttavia si va a pensare che Liliana si sia suicidata. Nel caso di Sterpin si tratta apparentemente sicuramente di una brava persona che però è insospettito per alcuni suoi comportamenti un po' tutta l'opinione pubblica. Intanto facciamo una notazione: questa strada che ho preso porterebbe, ovviamente con un'ulteriore percorrenza, sia alla vecchia casa in cui abitavano Liliana e Sebastiano, così come potrebbe anche condurre al magazzino di via Donadoni 36A, dove Sebastiano gestiva e curava i suoi coltelli prima di riconsegnarli alle pescherie. Quindi abbiamo già 2 intersezioni particolari nel tragitto che porta da casa di Sebastiano e Liliana a quella di Claudio Sterpino, riguardo al quale aggiungiamo, ritornando al discorso di prima, che ad insospettire un po' tutti fu che dopo pochissimi minuti dalla mancata risposta al proprio tentativo di contatto ebbe una reazione più di panico che di preoccupazione, come se lui sapesse che quella mattina forse Liliana dovesse affrontare qualche discorso delicato, intuendo subito le conseguenze e ciò che da esso potrebbe essere scaturito. Dopo pochi minuti infatti prese l'auto e iniziò a girare cercando Liliana persino sotto casa sua. Dopodiché, sempre in mattinata, andò dalla figlia confessando questa nuova relazione. Quindi una reazione spropositata, perché un amante, quando non vede la propria amata, come prima cosa sarebbe logico pensasse che il marito quel giorno è rimasto in presenza di lei e che lei, per logica conseguenza, non possa mettersi in contatto con lui, per cui occorrerebbe attendere 3-4 ore, dopodiché la situazione si normalizzerà. Per onor di cronaca, anche il fratello di Liliana ha un comportamento simile, in quanto, vedendo semplicemente che non appaiono le spunte WhatsApp di visualizzazione di un messaggio da lui inviato, si allarma nel modo più assoluto, già da subito anche lui. È come se questi nostri personaggi sapessero di più di quello che ci stanno dicendo e che per tale ragione si sono subito allertati. Better girls, better girls.
Datemi. Ma hai portato. Quello ti volevo chiedere. È nuova, fresca. Ho portato la rosa fresca. Senti, e lo farò tutti i martedì. Non lo sapevo. Senti, dimmi una parola solo di Lilli, solo questo. Posso dire altro di quello che ho già detto? No, però Lilli era per me dolcissima, punto. Non voglio dire. Era proprio 30 secondi per descrivere. Quello che l'hanno descritta tutti, io non aggiungo niente, perché così era. Ma come tu hai fiducia però, perché sai tante cose si sentono. Io spero di sì, attendo la fine, perché è un calvario, per me è un calvario. E basta, non posso dire altro, ecco, e non voglio dire altro perché sarebbe tutto fuori posto. Questa rosa è un grande omaggio, però. No, questo è un pensiero mio, è chiaro. E dopo la porterò dove la mettono, perché è chiaro. Il funerale si farà probabilmente la prossima settimana, io so già dove, perché ho amicizie in cimitero, purtroppo. E basta. Devi andare anche in questura. No, io no. Che sappia, no, volevo andare, invece non occorre. Sebastiano lo vorrei incontrare, però almeno tra di voi. Ma non so, no, ben tra di noi è meglio di no. Secondo me è meglio di no. Grazie. Grazie, scusa. Siamo ormai quasi in prossimità della nostra destinazione, una zona che tra l'altro è molto vicina anche al cimitero nel quale Claudio rincontrò Liliana 40 anni dopo il loro primo incontro, e quindi è lì che poi è rinato tutto. Non era da molto tempo che Liliana veniva in questa zona. La zona, come avete letto anche sui giornali, è quella che si trova in via d'Alessio Nicoletto, e una vicina però conferma la presenza negli ultimi tempi di Liliana, dice di averla vista 2, massimo 3 volte, però sempre e solo in auto. E adesso quindi, svoltando a sinistra, imbocchiamo questo piccolo vicolo che ci conduce a quell'abitazione ormai resa celebre, diciamo, dalle interviste di Quarto Grado, della Vita in Diretta, di Storie Italiane e via dicendo. Eccolo qui. Questa è la salita, una strada molto stretta per cui è difficile venire qui senza essere visti da qualcuno, anche perché c'è molta gente che passeggia e molta gente coi cani. Il cancello è questo qui bianco, adesso giriamo e lo rivedremo meglio scendendo. La strada è strettissima, anche qui se incrociate un'auto bisogna fermarsi, una delle due deve in qualche modo cercare di far passare l'altra incuneandosi nel primo varco che trova. L'abitazione è quindi questa che vedete, protetta dal cancello bianco, e quella è la palazzina da cui abbiamo visto tante volte Claudio Sterpin affacciarsi e parlare direttamente da quelle finestrelle. Adesso ritorniamo indietro facendo un percorso più funzionale e rapido. La mattina successiva io mi sono presentato in questura, ho parlato per 3 ore per capirci, mi hanno tenuto là, non mi hanno tenuto, cioè io ho detto tutto quello che pensavo di dover dire in merito alla faccenda della scomparsa di una signora che doveva essere qua a casa mia la mattina precedente alle 9, diciamo 9 e mezza, 9 e tre quarti, 10, in quella mezz'ora, ecco, col ritardo che doveva fare. Non è successo, io subito dopo ho cominciato ad allarmarmi, è chiaro, perché alle passare 10 per le mezza, l'ora era tarda, ho cominciato prima a fare dei messaggi che non sono stati mai letti sul suo cellulare, poi a chiamare, poi una risposta al quarto messaggio, il pomeriggio, e la terza chiamata mi ha risposto il marito. E io mi sono in qualche maniera allarmato, perché i 4 messaggi non sono stati mai aperti. Per cui io giustamente, l'avrebbe fatto chiunque penso, ho chiamato i vicini di casa che conoscevo benissimo, che sapevo che per racconti suoi di lei facevano spesso anche delle gite assieme in bicicletta, eccetera, cioè erano degli amici comuni, chiamiamoli così. Lei ha chiamato i vicini per chiedere loro di andare a controllare se Lilli fosse in casa? Per informarsi, insomma, perché poteva stare male, poteva essere chiuso di tutto, se vogliamo. Mai più avrei pensato che lei era scomparsa. Era loro, come vicini di casa, sono andati, infatti, non l'hanno trovata e sono rimasti in contatto con il marito per tutta la sera.
non essendo lei ricomparsa entro le 9, 9:30, 10, quello che poteva essere, lo hanno convinto di andare a sporgere le denunce di scomparsa, che era evidente ormai. Mi sporgono le denunce di scomparsa e io la mattina dopo, siccome mi hanno avvisato, guarda che lui ha fatto le denunce di scomparsa, bene, io avendo nel mio telefonino, cosa che poi è stata appurata dalla polizia, chiaro, i miei messaggi, le mie chiamate, se io non fossi andato da nessuna parte, ma era anche per rendere pubblico il come che dovevano svolgersi i fatti, cioè lei doveva venire qua come tutti i martedì o quasi dei mesi precedenti, non dopo le 10, ecco, diciamo. Lei si è preoccupato subito? Ma io sono preoccupato dopo le 10:10, 10:30, ma mi sono preoccupato soprattutto perché i miei messaggi e le mie chiamate non trovavano risposta, è chiaro che uno si preoccupa. Lei è andato anche al negozio di telefonia a cercarla, vero? Come mi aveva detto alle 8:22, mi ha detto passo per la via Battisti a Trieste e devo fare un'operazione, non mi ha detto cosa. E al negozio cosa le hanno detto? Che non era mai passata. Lì non è venuta, è stato più che sufficiente per mettermi in allarme, diciamo. Ma ho aspettato ancora alcune ore, perché appena il pomeriggio io ho chiamato questi amici comuni. E il pomeriggio chiamati gli amici, loro sono andati a verificare in casa, lì non c'era, hanno aspettato un'ora e di là è partito tutto, insomma. Questo è l'inizio della storia, se vogliamo. Ma Liliana si sarebbe mai tolta la vita, signor Claudio, lei che la conosceva? Io dico di no. Mi sembra di aver capito che Liliana fosse una persona comunque sana. Più sana, più che pacata, più che consapevole di quello che faceva, questo intendo. Ecco perché io escludo per conto mio un eventuale suicidio. Ma quel posto, il boschetto, era un posto che per Lili aveva un significato speciale? Era un posto dove magari eravate andati insieme? Per lei aveva un significato, che andava spesso a passeggiarci. Mi raccontava che infatti aveva visto, aveva trovato passeggiandoci, era un parco bellissimo, se vogliamo, e lei passeggiando ha trovato più volte proprio gli amici vicini di casa di cui si parla, perché avevano due cagnoline alle quali era anche lei affezionata, tra cui li trovava, si giocava con i cagnolini, me l'ha detto più volte. Se lei si fosse suicidata, dove è stata trovata? Sembra di no. Ma se lei si fosse suicidata subito, va a suicidarsi dove è stata trovata, e sembra che quel corpo non era lì da 20 e più giorni. Tutto là. Non dico altro. Nel frattempo abbiamo già superato la metà del nostro tragitto che ci sta riportando verso Piazzale Gioberti. Niente, non so niente, ero via da qua 4 giorni, per cui non posso dire una parola. Che parola dico? Quello che Claudio, lei dire... è l'ultima persona che ha parlato con Liliana, esatto, probabilmente. E questo l'ho detto e basta, non c'è altro. Ma cioè, non c'è altro. Quella mattina? Normalissima, non occorre parlare tanto, perché è quello che io avevo da dire, l'ho detto tutto, la mattina dopo in questura. Per cui è stato detto, scritto, e non, di novità non ci sono purtroppo. Io me ne sono scappato proprio per evitare queste cose, per non dover sottostare a, non dico interrogatori, perché per l'amor di Dio, però è un concetto di inutile parlare di cose già dette fino a quando non ne escono di nuove. Le nuove devono uscire entro 2 giorni. A che ora aveva appuntamento con Liliana? Era l'autopsia sul corpo ritrovato. Come sta aspettando questo esito? Io aspetto la verità, appunto, ma tanto la verità è abbastanza lineare, non se ne scappa. Qual è la verità che è lineare? Pazienza, signor Claudio, c'è Milo che le voleva fare una domanda. Qual è, secondo lei, questa verità lineare di cui parla? No, la verità è deve venire fuori per filo e per segno cosa lei ha fatto tutto il giorno di martedì, o quello, il pezzo di giornata di martedì che le è rimasto. Ecco. Come vogliamo dire, anziché fare quello che doveva, cioè andare alla team, come ha detto, e venire a casa mia tra le 9:30 e le 10, punto, cosa che non è successa, per cui io di più non posso sapere, è chiaro. Ha provato però a chiamare Liliana quando non è arrivata. È tutto detto e scritto, io ho fatto più di un messaggio, più di una chiamata, 3 o 4 in tutto, e nessuno ha risposto, è chiaro che tutto finisce là purtroppo per me. Dopodiché c'è una saracinesca chiusa che si deve riaprire quando viene fuori la verità, che io spero prestissimo. Signor Claudio, però mi sembra di aver capito dalle dichiarazioni che lei ha rilasciato che lei si è molto preoccupato quando non ha visto Liliana. Non posso non preoccuparmi, è chiaro, se doveva venire che non è venuta, un perché deve esserci.
non solo, non c'era neanche nessun messaggio, né niente, una risposta, cioè è rimasto tutto chiuso, muto, alle 8.22 di martedì. Ecco perché non c'è tanto da dire, se vogliamo... Questo è Barbara. Spiegazione su quello che è successo. Perché qualsiasi spiegazione può essere fasulla. Dimmi Milo. Liliana gli parlava del marito, del rapporto che aveva col marito. Niente. Fuorché al suicidio che al quale non ho mai creduto. Tutto Claudio, mi scusi, ma Liliana si è mai confidata con lei sul rapporto che aveva con il marito? No, più di tanto no. No, no, veramente no. No, no, no. Niente. Sì, andiamo. Sì, sì. È vero che sì, vi lascio andare. È vero che Liliana voleva lasciare il marito? Probabilmente sì, ma è stato già detto anche questo. Probabilmente sì. Ma adesso lei non è qui per confermare o smentire, per cui non serve parlarne, purtroppo. Ci aiuta a capire. Sono persone che parlano e lei è l'altra parte della mela, insomma, l'altra persona in campo. È giusto che anche lei dica la sua verità. Ma io preferisco non dire più di tanto. Quello che devo dire l'ho già detto, soprattutto alle autorità giudiziarie, e non voglio dire altro. Solo chiedere come mai è qui oggi. Ho portato una rosa. Ho portato una rosa per la sua Liliana. Grazie, grazie signor Claudio, la ringrazio davvero e mi scusi se l'ho disturbata in questo momento. Fate il vostro lavoro, però voi dovete capire me e noi tutti, che siamo tutti colpiti, amici, eccetera. Trieste è colpita, se vogliamo, e adesso ce n'è altri due, poi Trieste è diventata il nucleo per capirci, purtroppo, ma è così. Sul nostro tragitto abbiamo rincontrato questa rampa che vedete a sinistra. Questa rampa, se ricordate, l'ho usata per scendere dal giro che ho fatto sul parco dove è stata ritrovata Liliana. Quindi in pratica è possibile salire dal cancello di via San Cilino, passare dal punto di ritrovamento, uscire da quell'archetto che sbuca sulla strada che scende dalla statale 14. All'altezza della università prendete una stradina parallela che parte da lì e vi ritroverete qua giù. Questa nell'ipotesi che ovviamente Liliana avesse un appuntamento con Claudio quella mattina. In tal caso Claudio avrebbe potuto fare quindi questo giro e già trovarsi poi in traiettoria per tornare verso casa. Per chi se lo chiedesse, questa rampa dista solo 1 chilometro da Piazza Gioberti e vediamo quanto dista invece dal parchetto. Dista solo quindi 1,4 chilometri in strada percorribile con mezzi dal punto di ritrovamento di Liliana. E per chi volesse sapere quanto dista questo punto dalla casa di Claudio Sterpin, la distanza è 3,5 chilometri. Noi ad oggi, ripeto, sappiamo che ci sono almeno 3 persone che hanno uno o più moventi, qualcuno ha dubbi su Claudio, e allora nel caso in cui lui c'entrasse, sarebbe questo, a mio avviso, il tragitto da attenzionare maggiormente.